Okay, your coach today said that you have to play good defense. Are you ready for Real Madrid? Quando si gioca contro una squadra con così tanto talento, a cui piace molto correre e tirare molti tiri da tre punti, bisogna essere pronti a difendere duro dall'inizio ed è quello che dovremo fare domani. And how does it feel to play with the coach? È bello, è un anno intero che ci stiamo allenando con lui, che mi sto allenando con lui, ogni giorno c'è qualcosa di nuovo da imparare, bisogna sempre essere sul pezzo, pronti a imparare qualcosa di nuovo e cercando di vincere qualsiasi partita, sia che sia campionato turco o Eurolega. Grazie mille, grazie. Tanti auguri. Grazie. Nicola, solo due cose veloci. L'altro giorno abbiamo parlato di un po' di cose in generale, adesso volevo chiederti riguardo al miglioramento che tu hai fatto quest'anno. Cioè, la tua carriera negli ultimi 3 anni è un miglioramento costante. Noi ti seguivamo a Milano tanto, hai fatto un passo avanti con Trinchieri, adesso ne hai fatti forse anche 2 avanti. Su cosa hai insistito e su cosa avete lavorato di più con Obradovic? No, con Obradovic semplicemente bisogna fare tutto sotto un altro tipo di pressione e per quanto mi riguarda ho cercato di imparare il più possibile diciamo su base quotidiana. Ogni giorno c'è qualcosa da imparare, che sia una sessione video, un allenamento, lui dà sempre delle letture e per quanto possa sembrare assurdo, comunque il suo basket è molto semplice, cerca di rendere perfetti i movimenti basici e quindi cercare di perfezionare proprio l'ABC è stato quello che personalmente ho cercato di fare. Lui stamattina ha detto che quando sceglie dei giocatori sostanzialmente la prima domanda che fa loro è: che cosa vuoi fare tu nella tua vita cestistica, chiaramente, che obiettivi vuoi raggiungere, che tipo di giocatore vuoi diventare. Quando tu sei stato chiamato da Obradovic, qual è stata la tua risposta? No, la mia risposta è sicuramente stata che, sai, se prima di tutto si chiama Obradovic, insomma, l'obiettivo è molto importante. Per quanto mi riguarda, dopo 2 anni a Bamberg, dopo 5 anni a Milano, dopo 2 anni a Bamberg, volevo così cercare di competere per poter vincere l'Eurolega, quindi quello era il mio obiettivo di squadra e personalmente cercare di diventare il miglior giocatore possibile per quello che le mie potenzialità mi permettono, quindi quelli erano e sono tuttora e saranno sempre i miei obiettivi. Tecnicamente c'è una parte del gioco del Real che temi particolarmente, qualcosa che ti senti di sottolineare più di altre parti, sullo squadrone? La loro sfrontatezza, cioè non è una questione tecnica, perché il talento ce l'hanno in tutti i ruoli, in tutte le posizioni. Loro hanno questa capacità di fare 15 punti in un minuto e bisogna cercare di così contenere queste folate che hanno loro. Perfetto, grazie. Okay, grazie. Sotto il punto di vista delle emozioni, senti comunque il calore, la spinta dell'Italia, dei tifosi italiani o anche una pressione? Onestamente sento molto la spinta dei tifosi turchi, come avete potuto vedere ieri qua al palazzo, e sembrava di giocare a Istanbul. Sicuramente ho avuto molti messaggi di in bocca al lupo, di supporto anche dall'Italia, quindi sono molto contento che ci sia seguito. Io personalmente non sento una pressione, sono onorato in qualche modo insieme a Gigi di rappresentare l'Italia in questi palcoscenici e niente, sono semplicemente contento di essere qua e cerchiamo sia io che Gigi di fare il meglio possibile anche per il paese che ci sentiamo di rappresentare. Tu e Lucas sono due esempi, ma anche lo stesso Nanna, li siete arrivati da lui, che eravate dei giocatori ottimi. Oggi siete dei giocatori, a mio parere, 2 o 3 volte più completi. No, io sono convinto che se sei quotidianamente sotto pressione, quotidianamente la domanda, la richiesta di essere sempre concentrato, di fare sempre la scelta giusta, giocare sotto pressione ogni giorno per questi 3 anni, io e Costa, per questi 2 anni io e James, per forza di cose migliori, se vuoi far parte di un progetto così vincente. Quindi era quello che cercavo, era quello che volevo e sono felice di come sta andando. Ecco, parlando di Costa, non ti sembra forse il grande campione più underrated che esiste in Europa? Cioè, se oggi uno dovesse costruire una squadra per vincere l'Eurolega, prende lui, lo prende in considerazione come playmaker, come prende Rodriguez, invece nessuno lo dice. Vabbè, però il Fenerbahce per un progetto del genere l'ha scelto. Il progetto del Fener era stare ad alto livello in questi anni.
non solo ha firmato, l'ha confermato, vuol dire che è considerato così. Ha già vinto 3 Eurolega a 28 anni. Questa è la sesta finale, quindi insomma sono d'accordo con quello che dici, sicuramente ci sono tanti più osannati, però lui è sicuramente dagli addetti ai lavori, da quelli che prendono le decisioni, è molto rispettato e molto considerato. Un segreto vostro, così come quello del Real Madrid, potrebbe essere il fatto che ci sono almeno 8-9 giocatori tra tutte e due le squadre che potrebbero essere considerati grandi superstar, che però giocano perfettamente come giocatori di squadra senza andare mai un millimetro oltre quello che è il loro ruolo? Sì, nel senso, avere squadre lunghe aiuta, specialmente per le stagioni così lunghe, perché tra campionato nazionale ed Eurolega è veramente una stagione dispendiosa, c'è spazio per tutti di mettersi in mostra, però insomma seguire sempre il piano partita, non cercare appunto di eccedere più del dovuto, ma sempre mettendosi al servizio della squadra, penso sia una chiave del successo alla fine. Sicuramente questa è una cosa che ci ha contraddistinto. Senti, ultimissima, non me lo dirai mai tanto. Domani ti vediamo marcare Doncic a lungo. No, non posso dirlo, però non credo, perché non è il mio ruolo, ci sono altri che posso marcare meglio. Ma al di là di quello, la taglia fisica di Doncic, sì, rispetto a quella dei vostri esterni, può essere uno dei problemi principali da affrontare? Sì, lui c'ha una bella stazza, ma anche Wanamaker è un bel toro, e Kalinic tante volte ha giocato sugli esterni pericolosi, sono tante carte da mischiare, e sono curioso anch'io di vedere cosa succede. Grazie Gigi.